Renault Dacia, solo da Teddy's Auto, a Sala Consilina in via Luigi Sturzo. Teddy's Auto. Una villa, 5 terreni agricoli ed un appartamento. Sono questi i beni immobili sottratti alla criminalità nel Vallo di Diano attraverso la confisca. Il patrimonio immobiliare in questione si trova in buona parte nel territorio del comune di Padula. Una villa e 5 terreni. Invece un appartamento si trova in un condominio di Sala Consilina, nella centralissima via Mezzacapo. Le confische sono state effettuate in entrambi i casi ad operazioni di indagini portate a termine dai militari della Guardia di Finanza di Sala Consilina. Nel caso di Sala Consilina, l'immobile è stato sequestrato nell'ottobre del 2002 e dopo alcuni anni è arrivata la confisca definitiva. Nel 2014 l'amministrazione comunale di Sala Consilina ha assegnato al piano di zona S10 la disponibilità dell'immobile. Non è invece ancora definitiva la confisca effettuata a Padula di una villa e 5 terreni agricoli. Il provvedimento è arrivato nel mese di gennaio e ha interessato complessivamente beni immobili per 600.000 euro di proprietà di un imprenditore del posto. La Guardia di Finanza ha effettuato, su disposizione del Tribunale di Salerno, sezione misure di prevenzione patrimoniali, la confisca degli immobili nella disponibilità dell'imprenditore e del suo nucleo familiare. Fiamme gialle hanno scoperto che le aziende sottoposte a indagini hanno fatto emergere costi fittizi per oltre 25 milioni di euro, generati al fine di ottenere un illecito risparmio di IVA per circa 5 milioni di euro, oltre ad un'evasione di IRAP pari a 1,4 milioni di euro.